di più. Ma può darsi che martedì andremo in diretta. Allora, vediamo un attimo con quel cialtrone di Cannavide, quindi decideremo, soprattutto deciderà lui, insomma. Certo. Va bene, Marco, grazie, una Ti buona serata. Buona domenica a tutti, ciao a te altrettanto. E a compagni di ciao. Ciao. Va Max, bene. Ci avviamo verso la fine. No, cioè, dobbiamo chiudere, sono le 19:57, insomma. Poi... Oggi è stata una puntata da record. Oggi è una puntata da record, eh? Ti aspettavi ieri Club de Football da record sta facendo ascolti incredibili. Vabbè, questo però possiamo, grazie a te, a Stefano Anello, tu che lavori con Stefano e Riccardo col sito, chissà sto sito quando uscirà e, fuori, chissà, magari nella notte torna, arriva Babbo Natale col sito. esatto. E ci fa sto regalo insomma, speriamo. E insomma, ieri Club de Football ha fatto la bellezza di sui live di 41 live, e noi stiamo a 46 adesso. 46, 46 persone che ci ascoltano, ci scrivono in chat, ci stanno scrivendo in chat, insomma, su prima, ecco, i nostri amici che ci ascoltavano, i nostri amici ascoltatori che ci ascoltavano, appunto, scusate il gioco di parole, che ci hanno chiesto le canzoni, insomma, stiamo interagendo ed dai, è positivo, perché la radio deve interagire con i nostri ascoltatori, certo. A chi, insomma, poi c'è, ripeto, a chi non piace che venga taggato, fa una cosa molto, perché... se leva il tag, insomma, oppure blocca. Non è che c'è bisogno di dire parolacci, vabbè, questa è l'educazione. Vabbè, che devi fare, questi pastori presbiteriani che viaggiano sulle strade di Tor Sapienza, che devi fare? Vabbè, insomma, che dobbiamo fare? Noi siamo tolleranti. Io però ricordo che il compagno Pietro Secchia pensava al Molise per mandare un po' queste persone, se si faceva. Poi andatelo a trovare su Wikipedia, tanto voi siete la generazione di Wikipedia. Esatto. C'è Pietro Secchia. Va bene. Max, prima di chiudere la puntata, ricordiamo le trasmissioni, dai. Prima di chiudere la puntata vorrei invitare chi ci ascolta ad andare su repubblica.it e di leggersi l'intervista a Kevin Spacey, perché questa settimana poi ne parleremo. E guardate, di Alberto Florent Arcais, certo, insomma, non la penso politicamente molto vicino a lui, perché la ritengo un po' troppo membro della Quarta Internazionale, però insomma, qui fa un bel articolo, una bella intervista a Kevin Spacey, perché questa settimana ritorna House of Cards, la terza stagione. Ne parleremo martedì, guarda caso, alle ore 23 dopo la Tana dei Lupi, con Pietro Giuseppe Liverotti in Sirius Track. Allora stai a parlare delle trasmissioni. Ma certo, scusate, pensi che io faccio pubblicità a Repubblica.it e vendevo il prodotto a Repubblica.it. Esatto, però sei arrivato subito a domenica, a martedì. A martedì. E prima lunedì che c'è? No, allora domani che c'è. Eppure lunedì. Perché domani vediamo, perché non è ancora sicuro se andare in onda con Club de Football Extra Time. Vediamo un attimo, stiamo verificando. Ma c'è o non c'è questa opzione di poter interagire? Ci stiamo lavorando, Davide, ci dobbiamo lavorare, perché non avrebbe senso, insomma, non credo che la gente sia ad ascoltare me, il Pampa e Moroni, o i nostri opinionisti, visto che possono pagano un abbonamento a Sky o Premium e possono, no, ascoltare i commenti diretti. Vabbè, anche dei loro protagonisti. Poi mette Luca Marcheggiani. Ecco, appunto. Oh. Quindi però dobbiamo cercare di interagire con chi ci ascolta, con una botta calda. Vediamo, magari dire quello che pensano a botta calda. Non risultato. Troppo calda, perché sennò. Sì, certo. Quindi vediamo se c'è. Però ti ricordo, domani sera è importante, alle 22, una voce per il cantagiro. Esatto. Alberto Polinori. Programma che sta riscontrando molto successo. Moltissimo, con Osvaldo Bisello, con i loro ospiti, e Lorenzo Lotto, ovviamente sempre pronto lì a fare il meglio di sé, perché è il miglior fonico del mondo, come direbbe Don Alberto Polinori. Esatto. Lunedì invece cominciamo, e crediamo, stavamo dicendo, Davide, anche proprio oggi mentre ci ascoltava, ci scriveva su WhatsApp l'onorevole Marco Miccoli,
anche i temi, quindi li possiamo anche anticipare. Esatto. I temi. Vabbè, i temi penso che uno sia il Job Ax. Penso che uno sia il Job Ax. Sì, esatto. Allora ricorda un attimino. Allora, lunedì avremo. Lunedì alle 16, quindi puntuali con alle te. 16, no. Non è alle 16. Alle 17, però stiamo vedendo di cominciare alle 16:45 o 16:30. Ricordavo 16:30. Esatto, non mi ha dato tempo di finire. Erano 16:30. Avremo l'onorevole Marco Miccoli con la nuova trasmissione iniziata la settimana scorsa, che è Viva la Repubblica. Esattamente. E parleremo quindi un pochino del. Sì, i temi saranno gli incidenti di Roma Feyenoord, che sono comunque. Esatto. Anche il governo se ne è occupato. Le mille proroghe, i decreti della Job Ax. E sono proprio curioso di sapere cosa pensa Marco Miccoli riguardo a quello che sta succedendo nei confronti del ministro Alfano. Nel senso, esatto, anche io. Poi lunedì poi dopo Miccoli c'è Club de Football con i nostri opinionisti fissi, Antonio Olivieri e Carlo Cotticelli, sì, Antonio per la parte giallorossa, Carlo per la parte bianco e celeste, e poi alle 20 c'è il cilindro rosa. Maura Lostia, Sabrina Cicconetti e Antonella Dolcemascolo. Questo grande viaggio nel esatto, mondo. Esatto, quest'anno dove, cioè quest'anno, la prossima puntata dove andrà? Non so, penso sono arrivati nel 2000, sono arrivati. Devono cambiare. Devono arrivare al 2100. Non lo so, parleranno de Garzarete, che ne so, ecco, sempre il solito sessista, qualcuno mi dirà. Allora, invece poi alle 21 che c'è Davide? Alle 21, sempre il lunedì alle 21. Il lunedì alle 21 c'è sempre Il Nido delle Aquile. Il Nido delle Aquile. Riccardo Vagnarelli, Gianfranco Desideri, Marco Misseri con i loro ospiti al telefono in studio parleranno della squadra biancocelesta. E speriamo che possano parlare una bella vittoria. Ecco. Io vabbè, intanto lo dico dove facendo gesti scaranti. In casa col Palermo, certo, Palermo è forte quest'anno con Dybala. E fortunatamente non mi gioca uno in centrocampo, quindi mentre a Barreto. Speriamo che non segna però Barreto. No. Sì, io so, può giochi contro me, ma io non ho fatto la formazione, perderò sicuramente 3-0 contro Di Carlo. Eccola. Poi martedì invece alle 16:30 comincia un martedì da Leoni, Federico il Pampasozzi e Davide Moro Moroni che parlano della Borussia, esatto, Roma, le loro imprese della loro squadra di calcio a 5 che stanno pure andando bene in campionato alla grande, si ragazzi, può seguire anche la loro squadra su Facebook, la loro pagina, sì. Borussia Roma, sì. Sono secondi se non erro, secondi in classifica. Poi ci abbiamo alle ore 19 la quarta o la quinta, veramente adesso mi sfugge, puntata di Pensiero Puro. La quinta puntata esattamente di Pensiero Puro, questo talk show di intrattenimento con Lorenzo Puro, insomma, che parte dai social network, i suoi post, ci racconta l'attualità, la politica, la letteratura, il cinema, la musica. E se può mena. Esattamente, alla grande, come fa in zone. E poi la sera che c'è? C'è Matteo Pietrosante, perché è solo, Valerio. Ah, non c'è più. No, non è che non c'è più. Valerio è in trasferta, nel senso che è andato insomma in trasferta. È tornato a Marsiglia. Esattamente. Grande. Esattamente, quindi e quindi Matteo Pietrosante da solo con i suoi ospiti per La Tana dei Lupi, la trasmissione dedicata alla S Roma. Senza che nessuno si offenda, speriamo che discutano di una sconfitta. No? Ecco, vabbè, questo lo dici tu, io mi dissocio da quello che dice di Matteo, scherzo, Questo, e poi finita La Tana dei Lupi alle 23 c'è Sirius Track con Pietro Liverotti che la conduce, io come ospite, insomma, affrontiamo le colonne sonore delle serie TV. Questa settimana non so ancora che cosa ha deciso di affrontare il nostro grande Pietro. Mercoledì vado avanti. Vai, tanto sarà mercoledì ormai. Mercoledì, insomma, che dire? Mercoledì abbiamo Roma Municipio mio. E insomma, esatto, speriamo di avere Paolo dopo il grande successo della prima puntata. Dopo il grande successo, grazie al presidente Palmieri, Roma Municipio mio che torna mercoledì pomeriggio, e quindi poi avremo come ospite molto probabilmente speriamo insomma di avere come ospite il presidente Paolo Marchionne. Stiamo vedendo i suoi impegni, insomma, e poi che cosa ci abbiamo Sound Good dalle 19 in poi con Lorenzo Lotto, e poi alle 21 la 20 a Blaugrana Roma. Speriamo di non parlare di due sconfitte,
speriamo che almeno in Champions vinciamo a Manchester martedì al Barça. E poi dopo di me alle dopo la Vigna Brace, dialogando con Latin America, questo lungo viaggio di Alberto Polinori dell'informazione, la musica, l'attualità, il costume di Latin America partendo dall'Argentina, un programma che ci fa arrivare proprio in Latin America, i paesi latinoamericani, anche perché gli ascolti insomma sono sempre tanti da Latino America. E poi mi chiedi di giovedì insomma con la rubrica del podismo il pomeriggio ci abbiamo probabilmente giovedì da verificare, questo giovedì la possibilità di non trasmettere di nuovo incrociando i guantoni, perché il maestro Franco Piatti sta preparando, sta allenando la squadra femminile, ha dei tornei e quindi non è disponibile per allenamenti, e dovrebbe andare in onda una puntata speciale di ritorna in anche il mondo ovale con Matteo Pedrosante per commentare il Sei Nazioni. Per commentare il Sei Nazioni. E poi insomma la sera ci abbiamo Lorenzo Loddo e Mirko Ippoliti in San Good Vibes. Ho detto bene, Vibes. Perfetto. Vibes. E il viernes cominciamo con una regione per tutti, con l'ospite fisso Massimiliano Valeriani. È andata molto bene questa settimana, ma io direi benissimo, bella. Che si è toccato un tema comunque molto importante, sentito la regione. Insomma, abbiamo anche interagito con altri tre consiglieri, insomma, e l'abbiamo detto prima, bella trasmissione, veramente veramente bella è stata ieri, anche grandi ascolti e condivisioni su Facebook. E poi dopo di noi c'è Sound Good, Musica Viva con Pietro Falasca e Lorenzo Loddo, e poi insomma torna Luciano Chiolli con i suoi post-it di Luciano, no? La sua storia, la letteratura, l'attualità. Ci abbiamo due persone che sono di un livello culturale estremamente alto, sono Enzo Puro e Luciano Chiolli. Esattamente, solo... veramente stanno dando molto a questa radio e li ringraziamo tantissimo. E poi dopo la sera è il Friday Night che piace al Pampa, questa lunga maratona di Club de Football che parla di tanto calcio, di tanto football, e commenteremo l'Europa League e i risultati di Champions. E mi auguro che tutte le italiane possano andare avanti in Europa League. Esattamente. Va bene. Lo dico da italiano e da tifoso del calcio. Esattamente. Siamo arrivati a venerdì e quindi poi c'è il sabato, ma il sabato lo sapete, ci siamo io, Di Carlo e Stefano Anello, quando speriamo che Stefano ci sarà sabato prossimo. Davide, sono le 20:09. No, ti sei dimenticato solo una cosa. Dimmi. E poi possiamo salutarli. Dimmi. Il Pigneteo. O mare de Deu, in totale. Attenzione che Matteo mena, eh. Matteo Lombardi, grande, che lo salutiamo, sarà sicuramente all'ascolto. Pigneteo, ti piace Pigneteo? Mi piace. È bella però. Sì, sono bravi poi. No, ma lui è un fenomeno, cioè diciamolo con la verità. Matteo Lombardi è un fenomeno. Poi, volendo o non volendo, ha portato anche Radio Roma Futura da Magalli. Esattamente, è stato da Magalli a fare. Non per cose. Non per la radio, naturalmente. La radio, ovviamente, però insomma è stata bella. E lui, insomma, questa Pigneteo che va in onda la mattina, ci sono due puntate, da lunedì al venerdì, ci scusassero, come si dice, nel sud Italia, i nostri ascoltatori, quando saremo migliore organizzati, sarà anche il sabato e la domenica, però questo dipenderà molto sia da noi che da Matteo. Però siccome Matteo Lombardi ha una stazione meteo sul tetto di casa, ce l'è proprio costruita, e quindi noi non prendiamo il meteo da Rai 2, da Rai 1, da TV3 de Catalogna, dalla CNBC, dalla CNN, da Davide, noi ce l'abbiamo la stazione meteo, capito? Quella di Matteo Lombardi al Pigneto, e quindi noi tutte le mattine tra le 8 e le 9 va in onda Pigneteo, e la sera insomma dopo le 18, 19, ieri molto tardi perché ci siamo il Club de Football, sai, il Pampa al Friday Night per lui è una grande festa, e quindi è andato in onda più tardi, però ecco, la sera poi potete ascoltare il Pigneteo, il meteo di Radio Roma Futura elaborato da Matteo Lombardi. Ho finito? Penso di sì. Va bene, allora andiamo a sentire le nostre sigle, ovviamente, e diamo appuntamento a quando? A sabato prossimo. Bene. Con notizie e approfondimenti. Esattamente. E penso che quando è venerdì, quando ci sarà una regione per tutti, decideremo quale sarà l'argomento della puntata di sabato prossimo.
E niente, e quindi ci resta che ci resta che piangere. Non ci resta dare un buon sabato sera a chi ci sta ascoltando. E insomma, che dire, buon weekend a tutti. E mi raccomando, stasera guardatevi Sampdoria Genova, perché dice che farà molta pioggia. Non potete andare a fare la movida romana, va bene? Esatto. Hasta luego. Visca il Barça. Visca Catalogna e visca Roma.